Ciao beautine, bentornate in questo nuovo video. Allora, dopo il look pensato per andare a valorizzare gli occhi piccoli, oggi vi propongo la seconda proposta, questa volta per gli occhi con palpebra cadente. Ed è un look semplice ma veloce e perfetto ovviamente per chi ha la palpebra cadente. Direi quindi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial e come mio solito andiamo ad applicare il correttore su tutta la palpebra in ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare nella piega dell'occhio. Nella piega dell'occhio creiamo una prima sfumatura utilizzando un ombretto sabbia molto soft. Nella parte finale dell'occhio e nella piega dell'occhio andiamo ad applicare poi un ombretto tortora. Mi raccomando, nella piega dell'occhio, per andare a nascondere la palpebra cadente, meglio utilizzare ombretti completamente opachi. Intensifichiamo nuovamente la parte finale dell'occhio e la piega dell'occhio con un ombretto, questa volta marrone opaco. Con questi passaggi siamo quindi andati a minimizzare la palpebra, quindi un po' andarla a nascondere. E adesso dobbiamo enfatizzare la palpebra mobile. E per fare questo ho deciso di applicare sulla palpebra mobile, su tre quarti della palpebra mobile nello specifico, questo ombretto dorato shimmer. Per andare poi a valorizzare ancora di più questa parte, ho applicato anche nell'angolo iniziale dell'occhio una puntina di illuminante. Se amate applicare l'eyeliner per andare a valorizzare gli occhi con palpebra cadente, vi consiglio di applicare, un po' come ho fatto nel tutorial per gli occhi piccoli, l'eyeliner applicato in maniera sottile da metà occhio verso l'esterno con una piccola codina. Terminiamo poi il trucco occhi e per la palpebra cadente andiamo ad applicare il mascara solo sulle ciglia superiori dell'occhio, quindi stiamo attenti a non applicare nulla nella rima inferiore dell'occhio, né mascara né prodotti vari, perché in questo modo andremo ad ottenere l'effetto contrario. E con questi piccoli passaggi gli occhi con palpebra cadente sono stati valorizzati. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi lascio come al solito alle immagini finali e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao beautine!